Buon giovedì, ben ritrovati. L'appuntamento è il numero 16 con Velo, la nostra rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Sono tanti gli argomenti di cui parlare questa sera. L'Adriatica Ionica, ci avviciniamo verso i campionati italiani, mancano pochissime ore, non solo la prova a cronometro, anche e soprattutto la prova su strada. Si avvicina il Tour de France, è terminato il Giro di Svizzera, l'ha vinto Carapaz, è terminato il Tour di Slovenia, ha vinto Pogacar, ma abbiamo ritrovato un grandissimo Ulissi. Io non so se in 20 secondi sono riuscito più o meno a fare la panoramica di tutto quello che è successo e quello che succederà. Spero di sì, perché come sapete è una puntata veramente ricca di argomenti che potete seguire. Per chi risiede in Abruzzo, sul canale 14 o 514 del digitale terrestre in alta definizione, oppure se non siete in Abruzzo, oppure se siete fuori casa, potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, eccole qua, sia quella di TV6 che quella di Velo. Potete commentare la nostra diretta lasciandoci un messaggio, io ovviamente ho il telefono qui vicino e quindi cercheremo anche di rispondere tempestivamente, oppure se volete un metodo un po' più tradizionale, il 392-623-7060, SMS o WhatsApp. Fatta questa premessa, auguro un buon giovedì agli ospiti che sono un po' in studio, un po' in collegamento, partendo ovviamente con l'ideatore della trasmissione. Buon giovedì a Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi buon giovedì, lo ritrovo con particolare piacere perché con lui parleremo di ciclismo professionistico, perché lo è stato un professionista, ma soprattutto della sua scuola di ciclismo, che è diventato praticamente oramai un fiore all'occhiello della nostra regione, e non solo, Moreno Di Biase. Ciao Moreno, ben ritrovato. Buonasera, ben rivisti. E poi andiamo in collegamento, visto che si è chiuso il Giro d'Italia Under 23, si è chiusa l'Adriatica Ionica Race, in collegamento gli do la buonasera e il bentornato a Marino Amadori, commissario tecnico dell'Italia Under 23. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti, buonasera. E poi noi abbiamo detto di quello che verrà, però lui si è portato un po' più avanti perché ci sono prima i campionati italiani, prima del Tour de France, però Riccardo, ciao Riccardo, con la maglia del Tour, ben rivisto, ben ritrovato. Buonasera a tutti, mi sono portato avanti perché cerco di andare in fuga per prendere qualche vantaggio. Ti vedo anche un po' abbronzato, sbaglio? Ma ora non esageriamo, no, sono stato un po' al sole in questi giorni, ma sono sempre bianco. Va bene, va bene. Io ringrazio già da adesso Maurizio Da Guin, regia, che ci supporta sempre in maniera egregia. L'anteprima finisce qua, non cambiate canale, tra poco inizia Velo numero 16.
Trasmissione Bikeware. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Ecomob Expo Village 2021. Tre giorni di Expo nella suggestiva cornice del Marina di Pescara. Test drive di e-bike, scooter e auto elettriche. Turismo attivo. Cicloturismo. Convegni e meeting sui principali argomenti dell'Expo. Ecomob Expo. Fai un pieno di cultura ecosostenibile. Parte per questo appuntamento numero 16 di Velo in questo giovedì 17 giugno. Si avvicina a rapidissimi passi l'estate anche dal punto di vista meteorologico. Oggi veramente un caldo allucinante, però soprattutto oggi si è conclusa l'Adriatica Ionica Race, doppio successo di Elia Viviani in maglia azzurra della nazionale italiana, in mezzo il successo sul Monte Grappa di ieri di Fortunato, che avevamo visto e avevamo imparato a conoscere molto molto bene al Giro d'Italia, perché aveva vinto la tappa regina, di fatto quella del Monte Zoncolan, poi ha vinto ieri il Monte Grappa, si è portato a casa l'Adriatica Ionica. Però io, da Marino Amadori, volevo un po' un compendio, un riassunto di che tipo di corsa di tre giorni. Lo ricordiamo, si partiva da Trieste, oggi si è arrivati a Comacchio, queste sono l'ultimo chilometro e mezzo dell'ultima frazione, quella di oggi, che ha visto di nuovo il successo di Viviani su Maresco. Volevo un giudizio da parte di Marino Amadori della nazionale italiana soprattutto, e di questo appuntamento di tre giorni dell'Adriatica Ionica. Beh, noi abbiamo fatto questa gara con una rappresentativa, con dei ragazzi come Viviani, come Cimolai, ma anche come Scartezzini e Lamon, che sono poi i ragazzi del quartetto azzurro. Avevamo bisogno di correre, quindi abbiamo preso l'occasione di questa gara, di queste tre giornate, di farli correre, e abbiamo fatto questa rappresentativa inserendo anche Dainese, Fedeli, Romano, Francesco, questi sette ragazzi, e abbiamo fatto queste tre tappe. Sapevamo Viviani che era in buone condizioni, quindi abbiamo lavorato specialmente nelle tappe, nelle due tappe pianeggianti, e oggi pianeggianti ma con dello sterrato, non è stato molto semplice, perché col caldo che faceva c'era una polvere che potete immaginare, erano tre tratti di sterrato da fare due volte, in totale 15 chilometri, ed è stata abbastanza impegnativa. Viviani ha dimostrato la sua buona condizione, anche se oggi si sapeva c'era Maresco molto agguerrito ed era un arrivo molto adatto anche lui. Viviani l'ha presa un po' lunga, se si vuole, l'arrivo era in leggera discesa, l'avete fatto in rimonta,
e ha vinto per, praticamente al photo finish per 2 centimetri, quindi è stata, veramente una vittoria sudata, come ci si vuol dire, in tutti i sensi. E lì ha dimostrato anche la prima tappa di andare molto forte, quindi contento per lui, contento perché sono convinto che aveva bisogno di un po' di fiducia, di morale. Queste due vittorie sicuramente gli potranno essere utili anche in prospettiva di qui arrivare alle Olimpiadi, che dovranno lavorare molto in pista, specialmente nel quartetto, nell'Omnium, nel Madison. Diciamo che questi due successi sono un po' di carburante, perché diciamocela tutta, probabilmente Elia Viviani dal giro si aspettava qualcosina in più. Sì, sì, ne abbiamo parlato, sicuramente purtroppo forse non era neanche in una condizione ottimale, però con tutte le varie problematiche che ci sono state, avete visto anche i ragazzi, si vedono anche le immagini. Abbiamo lavorato proprio lui, quando sente la squadra molto vicina, così specialmente lui è un ragazzo che quando veste la maglia azzurra si carica mentalmente, moralmente, gli dà quelle iniezioni in più di fiducia che ha avuto anche con la nazionale per vincere queste due tappe. Mi auguro che dal di qui possa partire veramente, ma non solo lui, tutto il gruppo della pista, del quartetto, dei ragazzi che andranno alle Olimpiadi, che possono fare veramente molto bene, perché hanno le possibilità e possono fare qualcosa di importante anche a Tokyo. Marino, volevo dire su Viviani, effettivamente quando indossa questa maglia della nazionale si trasforma, diventa un altro corridore. Posso immaginare quando saranno anche un po' arrabbiati quelli di Alla Cofidis, che secondo me avevano investito molto su Viviani per tutta la stagione, però in seno a quella squadra probabilmente non riesce a trovare gli spazi giusti o l'attenzione che questo corridore gli riuscite a dare voi. Io volevo un'analisi soprattutto anche sulla vittoria di Lorenzo Fortunata, quello di ieri sul Monte Grappa. Questo è un ragazzo che tu sicuramente conosci benissimo, perché è un corridore emiliano, e la vittoria di ieri sicuramente una bella risposta dopo la bellissima tappa dello Zoncolan al Giro d'Italia. È una vittoria che probabilmente lo proietta anche a un ciclismo diverso, a un ciclismo un po' d'élite, perché effettivamente questo ha qualità, ha classe, e soprattutto, già che tu lo conosci bene, perché essendo un corridore emiliano appunto, che prospettive ha come corridore? Effettivamente potrebbe darci delle garanzie come atleta nel prossimo futuro? Sì, come tu hai detto, Fortunato è un ragazzo che da junior andava molto forte, purtroppo nella categoria under è una, come si può dire, si parla molto di questi ragazzi che affrettiamo i tempi, adesso si vede benissimo praticamente degli junior che passano professionisti e sono anche molto preparati e hanno subito certi risultati, però dobbiamo fare l'esempio, facciamo l'esempio di Fortunato, un ragazzino che da junior andava forte, da under ha avuto un po' di problemi, non ha continuato su quel stesso percorso, ha avuto un po' di difficoltà, ha fatto pochi risultati, però quando è passato nel mondo dei professionisti con calma è cresciuto, ha trovato la squadra, io penso la squadra ideale, quest'anno ha trovato una formazione che gli ha dato fiducia, che hanno investito su di lui, hanno lavorato molto bene e ha dimostrato il suo valore, è ritornato un po' come andava forte nelle categorie giovanili. È un ragazzo che sicuramente, ragazzi, dovete pensare che è un 96 e quindi ha 25 anni, quindi i suoi anni migliori, come io penso sempre, specialmente i corridori da corsa a tappe, dai 25 ai 30 anni possono dare il top sicuramente nell'età matura per i prossimi anni. È un ragazzo che sicuramente è cresciuto gradualmente, ha avuto la fortuna di persone che hanno creduto in lui e questi sono i risultati. Come fisicamente, questo è un ragazzo che ho provato un po' a somigliarlo un po' a Ulissi, però penso che vada molto più forte nelle corse a tappe.
Sì, è un ragazzo che in salita, anche nelle salite lunghe, l'ha dimostrato lo Zonfolan, l'ha dimostrato ieri sul Monte Grappa, è un ragazzo che nelle salite lunghe veramente si esprime al meglio. Quindi è un ragazzo, sono convinto che è ancora da scoprire, nel senso il suo potenziale ha una buona base, sicuramente come ti ho detto non so se rimarrà lì o cambierà squadra, quello non lo so, però dal di qui può partire per fare veramente delle prossime stagioni, veramente delle bellissime stagioni con degli ottimi risultati. E noi glielo auguriamo ovviamente. Oh Moreno, vengo da te perché visto che te, insomma, di ciclismo giovanile diciamo intendi abbastanza chiaramente, con categorie di ragazzi molto più giovani, però il discorso che faceva prima Marino Amadori è interessante, cioè sembra quasi che a volte alcuni corridori passando da una categoria junior per esempio ad un under 23 soffrano la pressione di dimostrare quello che hanno dimostrato nella categoria precedente, poi magari si fa il salto ulteriore e quella pressione scompare. È un'interpretazione sciocca la mia? No, ha detto benissimo Amadori. Io penso che la cosa più importante quando capitano questi casi di questi corridori che passano parte da una categoria all'altra ma anche da una squadra all'altra, la cosa importante poi sia la motivazione della persona che tu hai accanto. Quindi magari lui da juniors ha fatto un percorso, è passato con delle ottime aspettative, poi magari ti trovi in un altro ambiente, un altro, ovviamente sì, altro tipo di cioè, gara. Quello che volevo dire io, quando si passa da per esempio juniors, under 23, ti porti inevitabilmente dietro il curriculum di quello che hai fatto prima, che inevitabilmente è qualcosa che chi poi ti guarda si aspetta non che tu lo replichi per forza di cose, ma che ci vada molto vicino. Sì, sì, sicuramente poi la pressione fa la sua parte, quindi sarà passato con un carico di pressione che non avrà sopportato nei primi anni, poi con le persone giuste accanto è tornato quello che ha dimostrato da juniores, quindi ha fatto benissimo al giro, si è riconfermato e penso che lo vedremo tra i protagonisti, ti anticipo il discorso, al prossimo campionato italiano. E invece per te com'è stato il passaggio? Ma io il passaggio devo dire che sono stato un po' sfortunato perché da dilettante sono stato tra i migliori velocisti, in Italia. Ero, Luciano si ricorda benissimo, ero il capitano della nazionale, ero stato convocato per i mondiali in Spagna, a San Sebastian, ero anche tra i favoriti, poi una brutta caduta una settimana dal mondiale mi ha compromesso sia la partecipazione al mondiale, penso un po' anche il resto della carriera, che sia una brutta caduta da dilettante, poi ributtarsi nella mischia da professionista secondo me mi ha un po' penalizzato, poi ero passato professionista con la Riso Scotti anche grazie ai contatti di Luciano con Bombini, un suo ex compagno di squadra, 3 anni di contratto, dopo un anno la squadra ha chiuso, quindi mi sono ritrovato a rimettermi in gioco poi il secondo anno da professionista, quindi un inizio un po' travagliato, però poi ho avuto la fortuna di avere persone accanto che mi hanno dato fiducia e diciamo che ho fatto una discreta carriera. Poi diciamo pure che il salto di categoria, dalla categoria junior alla categoria under, in questo momento storico secondo me è molto più complicato perché la categoria under è di una qualità elevata, c'è un confronto anche internazionale con le nazionali, invece magari in passato il passaggio era più soft perché la categoria under 23 c'era un processo di crescita tranquillo, invece adesso tu da juniores passi under 23, la qualità dei dilettanti under 23 in questo momento è veramente elevatissima, quindi sì. Ci si avvicina molto. La concorrenza molto inevitabilmente porta con sé il fatto di dover fare risultato e conseguentemente il fatto di non riuscire sempre, perché ci sono atleti già fenomenali, poi parleremo anche di Ayuso. Visto che abbiamo parlato di Elia Viviani e che te sei stato un velocista, ti chiedo, per un velocista uscire da un Giro d'Italia, magari in tono minore, a parte il fatto che la Cofidis magari potrebbe anche cambiare la divisa, farla azzurra direttamente, così magari vince di più Elia Viviani. Però quando si torna poi inevitabilmente, anche se non è il Giro d'Italia, però si torna a vincere 2 tappe su 3, nella testa scatta qualcosa, Moreno? Ma assolutamente, sicuramente sono vittorie che ci volevano, poi in prospettiva anche delle Olimpiadi di Tokyo, quindi io penso che Viviani con queste vittorie
farà un gran finale di stagione e sentiremo parlare di lui ancora. Eh sì. Oh, Luciano, prima tu hai detto Fortunato potrebbe somigliare a Ulissi, allora vado da Riccardo, perché abbiamo ritrovato, ma non è una novità Riccardo, un Ulissi davvero in grande forma. Abbiamo visto un'azione al Tour di Slovenia davvero di quelle che avevamo imparato a conoscere tempo fa, è vero? Ci vuole della calma, ragazzi. Ci vuole sempre della calma. Cioè, Ulissi ha avuto delle grosse traversie quest'inverno, e poi grazie al dottor Corsetti, Ancona, il centro, che poi c'è passato, guarda caso, c'è passato anche Viviani lì. Se ricordate, insomma, hanno avuto dei problemi, insomma, delle cose superabili, però nel caso di Ulissi addirittura la squadra l'aveva messo in apprensione perché gli avevano detto fermati, non andare da nessuna parte, non allenarti. Poi fortunatamente la cosa è stata risolta e così uguale anche Viviani. Queste cose soprattutto in un corridore. Qui abbiamo parlato di due cose fondamentali. Marino prima diceva quando arriva in maglia azzurra, ma è normale anche l'ambiente, cioè Fortunato, ha parlato di Fortunato, evidentemente ha trovato l'ambiente giusto, una squadra che gli ha dato fiducia, ma più che fiducia gli ha dato calore. Il corridore ha bisogno di calore, bisogna essere sensibili e a volte fare delle valutazioni a volte anche troppo affrettate e poi dopo ti portano alle conseguenze, dice oh però ha vinto anche Ulissi. Io ero sicuro, certo, che Ulissi avesse ritrovato la strada giusta, l'avevamo visto anche al Giro d'Italia, in due tappe in salita era arrivato davanti, sì, con i primi, e non era arrivato davanti con i primi per una fuga, era arrivato davanti con i primi tenendo il passo dei migliori. Quindi c'è da dire anche, per esempio, un altro ragazzo che Marino conosce bene, Sobrero, che lo vediamo qua. Anche con questo ragazzo bisogna avere pazienza, perché se te consideri che gli è stato portato via il secondo posto dietro suo cognato a Ganna a Milano per un deficiente, perché quello cioè quello lì con la miraglia della Française des Jeux, non so chi fosse, non credo fosse un direttore sportivo, però purtroppo gli ha fatto perdere quei secondi necessari, che poteva arrivare secondo a Milano nella cronometro, è stato campione italiano negli under a cronometro, è un ragazzo che anche lui deve trovare piano piano le giuste misure. Te lo dico anche per cose passate mie personali, io ci ho messo 5 anni per arrivare poi a vincere la mia prima corsa, le potevo vincere anche prima. Però ho trovato l'ambiente, Luciano lo sa bene perché siamo stati in squadra insieme con Battaglini e Poggiali, dove avevamo trovato una famiglia, dove anche lo stesso Luciano ha saputo far vedere, a parte che dopo lui ha continuato in carriera, perché essendo più giovane di me, io ormai sono vecchio, ero vecchio prima e ora sono vecchio ancora di più, però questo ambiente ci aveva messo nelle condizioni di rendere tutti al massimo. Eravamo una famiglia e lo vedi anche da questo rapporto che c'è. Io sono contento di essere qui e vi prometto che un giorno arriverò in studio. Non so come e quando, ma vedrai che arriverò. Io penso che quel giorno si stia avvicinando a rapidi passi. Siamo nelle vicinanze. Siamo nelle vicinanze. Però vedi che i rapporti poi... in un ambiente proprio familiare fanno sì che poi il corridore renda, e quindi ci sono tanti corridori che possono anche sorprendere, come ha sorpreso, ma non era una sorpresa, perché parliamoci chiaro, perché sai, political correct a me mi sta anche un po' sulle palle ultimamente, perché qua bisogna stare attenti a come si parla, come non si parla. Il lotto partenti dell'Adriatica Ronica era, diciamo così, modesto, non dico scarso, modesto, però
vincere è sempre difficile, e vincere da favoriti è ancora di più. Quindi che abbia vinto Viviani e che abbia vinto lo stesso Fortunato sono conferme del valore di questi ragazzi. Viviani ha vinto evidentemente perché si sente e si è sentito in un ambiente più caldo, contornato dagli amici della pista, perché c'aveva c'aveva Cimolai che ha fatto un grande lavoro, poi Lamon, Scartezzini, sono stati bravissimi a metterlo nelle condizioni di vincere, e non è facile. Però insomma, bisogna anche riconoscere che sia allo Slovenia, che all'Adriatica Ionica, che al Belgio, i partecipanti erano un pochino ridotti. Poi vincere, sappiamo benissimo, tutti abbiamo fatto corridori, che vincere è anche più difficile quando c'è meno gente, no? Perché quando ci sono tante squadre buone è forse anche più facile, perché la corsa la fanno gli altri, invece qua. E comunque niente, non so più dove volevo arrivare. Va bene, però adesso io quello che mi chiedo, al di là dei campionati nazionali, intanto sono iniziate le prove a cronometro in altri paesi. Ha vinto Vlasov in Russia, ha vinto Asgren in Danimarca, ha vinto Dumoulin, che è tornato e praticamente sembra che non sia mai andato via. Ha vinto Dumoulin in Olanda. Il problema, Luciano, adesso è creare lo stesso tipo di ambiente che Riccardo ha descritto molto bene in proiezione Olimpiadi, cioè, perché poi in realtà sì, tutto quello che vogliamo, ma ci sarebbe una rassegna 5 cerchi che a metà, a fine luglio, dovrebbe assegnare una medaglia. Ecco, questo probabilmente è, al di là della scelta di chi andrà a Tokyo, è questa la vera mission di un commissario tecnico. Poi lo chiediamo anche ovviamente a Marino Amadori. Va bene, per quanto riguarda la nazionale, c'è Marino, qui può intervenire direttamente lui, però io ritengo che i ragazzi che indossano questa maglia azzurra sono attorniati soprattutto da ottimi tecnici, ma soprattutto di ambienti sereni e tranquilli. Poi ci si mette tutta la buona volontà, si farà tutto e di più per poter riportare delle medaglie, però è logico che i ragazzi sono responsabili di quello che stanno facendo. Io però da qui alle Olimpiadi c'è ancora tanta strada da fare, c'è uno staff tecnico appunto della nazionale che stanno soprattutto anche sui materiali per la pista, per le cronometro, quindi c'è un lavoro da fare da qui alle prove olimpiche molto interessante. Con Amadori magari possiamo anche scoprire qualcosa di più, ecco. Eh sì, gli giriamo la tua considerazione, io aggiungo per Marino Amadori, ma è una mera veramente provocazione, quindi la prendo essenzialmente come una provocazione: se l'ambiente all'interno di una nazionale poi in realtà è un po' meno assillante di quello delle squadre di club, dai, la mettiamo così. Beh, sicuramente io penso, come detto anche Riccardo, che l'ambiente e la fiducia sia l'importante e basilare per un atleta. Io sono convinto che sia Marco Villa che Davide Cassani hanno un rapporto con i ragazzi stessi, come si può dire, di amicizia, oltre che rapporto tecnico, proprio di amicizia, sia Marco Villa specialmente con il gruppo della pista, c'ha 7-8 atleti che tra parentesi dovrà fare anche delle scelte, perché più di 5/6 a Tokyo non possono andare, quindi diventeranno anche i problemi anche per lui, che dovrà escludere anche alcuni ragazzi di un certo valore. Però è un ambiente veramente di amici, perché io ho visto, li conosco tutti, da Ganna, da Consonni, da Scartezzini, Lamon, Bertazzo, Milan, sono tutti ragazzi che sono degli amici fra di loro, si tengono sempre in collegamento. E questo è importantissimo perché devono impegnarsi, fanno dei lavori in pista massacranti, si vuol dire, veramente fanno degli allenamenti che Villa è molto bravo su questo. Per arrivare a certi appuntamenti devono veramente stringere
stringere fino all'ultimo buco, si vuol dire. Adesso, per dirti, Viviani, il gruppo di Viviani, il gruppo della pista, hanno finito oggi la gara e niente, da domani praticamente si ritrovano già a Montichiari con Consonni che non c'era, iniziano già a fare i lavori anche per la Madison, perché è giusto che lavorino anche su quelle discipline che certe volte fanno fatica a trovarsi, perché uno è impegnato, essendo stradisti, impegnato da una parte o dall'altra. Quindi di qui arrivare fino a metà di luglio, poi tra parentesi hanno un altro appuntamento su strada, perché fanno il Giro di Sardegna, il gruppo Strada e Pista, che fanno una formazione di 7 corridori, e lì proprio per rifinire gli ultimi dettagli per arrivare poi a Tokyo al massimo della condizione. Però per dirvi veramente che stanno lavorando molto molto bene, dopo sapete benissimo che i risultati è un insieme di cose, anche di un pizzico di fortuna, speriamo che ci sia dalla nostra parte, perché possano fare bene sia su strada che su pista. Assolutamente, poi ovviamente torneremo a parlare anche di Giro d'Italia Under 23, perché oltre ad Ayuso, che è andato fortissimo, ma d'altronde ne avevamo già parlato, è un ragazzo straordinario, ma vogliamo poi sapere anche da Marino Amadori le prospettive per alcuni nostri ragazzi interessanti. Però Riccardo, visto che te hai la maglia del Tour de France, proiettiamoci un po', sai su che cosa? Ti faccio vedere questa schermata, che è un po', non lo so se è preoccupante, per gli avversari ovviamente, per gli avversari, perché insomma questi prendono tutto, è il Delfinato, è il Giro di Svizzera, è il Giro d'Italia, vincono tutto. Gli Ineos, a questo punto c'è Thomas, c'è Carapazzi in forma per il Tour de France, ma sarà un come lo vedi il Tour? Considerato che per esempio lo Slovenia, il parole di casa, nonché vincitore uscente, si è preso giustamente le chiavi di casa e ha chiuso a chiave. Io l'ho già detto, lo vince uno sloveno o lo vince uno della Ineos? O della Ineos. Non è che... Questo è come quando hai fatto il pronostico prima del cronoprologo del Giro d'Italia, hai detto sabato prende la maglia rosa Filippo Ganna. Grazie. No, ma grazie. Mi sembra logico. Anche non c'è spazio per sorprese, secondo te? Ma le sorprese ci sono sempre, però sai... Quelli che possono vincere un tour o un giro o una vuelta, e non è che ce n'è 20, ce ne sono quei 3 o 4. L'unica cosa che c'è è la curiosità che ci aspetta, è che è un tour non durissimo come gli altri anni, però il caldo quest'anno credo che la farà da padrone, perché fino ad ora diciamo che raramente ci è capitato arrivare a fine giugno e sentire il primo caldo. Sì. Non so se siete d'accordo, no? Sì. Perché vedo che c'è Moreno in pantaloncini corti, quindi vuol dire che c'è caldo anche lì. Sì, no? Sì. Ecco, quindi credo che la farà da padrona, anche se il tour di quest'anno un pochino più leggero, però ci sono questi 60 km al cronometro che vedono che pende un po', diciamo così, la bilancia per Roglic e per Pogacar e Thomas, che potrebbero essere, ma anche Ricci Porte non va piano a cronometro, e Carapaz potrebbe essere quello più penalizzato. Il vaso di coccio. Però diciamo che quello che abbiamo visto al Giro della Svizzera è un corridore molto capace, lucido, non si fa prendere dallo spasimo, e è un laser questo qui. Questo t'affetta a pallini, lui e la sua squadra, perché quello che abbiamo visto fino ad ora, dove vai, la squadra della Ineos è superiore a tutte le altre. In più, rispetto agli altri anni, puntano anche, vincono anche le tappe, cosa che non facevano in passato. Quindi sarà un bel tour, credo. Poi cosa vuoi? Ci sono le sorprese. Penso che il cambio della maglia, ho visto un pittore, ti voglio parlare, che è quel Michelangelo Lopez, che sì, mi ha impressionato, sai che lo chiamo il pittore, sì, no? Perché Michelangelo, no? Sì.
mi ha impressionato favorevolmente a cronometro, l'ho visto un pochino meglio e non vorrei che quest'anno, visto che è cambiato, perché prima si parlava di ambiente, no? È un tema molto importante l'ambiente. Cioè, io con Marino ci ho corso insieme, abbiamo fatto parte anche della squadra insieme, con Luciano uguale, Moreno è stato mio corridore quando facevo il direttore sportivo, quindi insomma siamo tutta gente che di queste cose può parlare. L'ambiente è fondamentale, quindi Lopez cambiando squadra, non che stesse male all'Astana, anzi, per carità, cioè era nella bamba, cioè nell'ovatta, tenuto come un gioiello, non è mai venuto fuori. Ecco, secondo me l'unica sorpresa che una delle sorprese che potrebbe venire fuori in questo tour è proprio il Pittore, perché andando in una squadra che a me non è che mi facciano impazzire, perché ci vuole sempre lo psicologo per capire le tattiche, però fondamentalmente è una squadra che esiste da una vita, è un ambiente che esiste da una vita, cioè meccanici, massaggiatori, staff è sempre lo stesso, il direttore generale è un fenomeno, perché comunque anche se è, il è un po' cardinalizio, sì, però diciamo che è molto bravo, poi viene dalla scuola di Echevarri, quindi insomma credo che, ecco, una uno che potrebbe spaccare la corsa, se troverà il coraggio e lo spirito di fare qualche attacco, perché quello che va forte in salita come Lopez, siamo ancora da trovarlo. Il problema è che Lopez appena fa uno scatto, fateci caso, fa uno scatto, fa il vuoto e poi si gira e si volta a vedere com'è, com'è, non è. Secondo me gli manca proprio quella grinta necessaria, quella sicurezza anche che ci vuole per fare la differenza. Sul tour credo che sia questa la cognizione, cioè i due sloveni, uno della Ineos e forse, auguriamocelo, il Pittore potrebbe fare un quadro molto bello. Molto molto Riccardo, bello. Ma quando ti è piaciuto Rigoberto Urán sabato scorso alla cronometro del Giro di Svizzera? Quando bravo, è stato bravo. Bravo, e mi dimenticavo di Rigo, che non l'avevo mai visto, cioè era un bel po' che non lo vedevo pedalare così, proprio bravo. Poi Rigo è uno spettacolo, perché è sempre sorridente, un personaggio. Ecco, Rigoberto potrebbe essere un altro di quelli che potrebbe fare la differenza, ma visto che la Colombia e i colombiani sono molto legati fra di loro, potrebbe essere proprio uno stimolo proprio per Lopez, perché non lo so, me la sento così. Rigoberto è andato molto forte allo Svizzera. Lo Svizzera abbiamo visto delle buone individualità, soprattutto il giorno della tremula, di quello che stiamo vedendo in questo momento sul Gottardo, è stato molto bello. Anche Woods ci ha provato, lo vediamo qui in un'azione solitaria, però Carapaz è stato bravo proprio a valutare gli scatti degli avversari. Gli scatti che gli facevano paura, cioè gli avversari gli facevano paura, gli andava subito dietro. Quelli invece che li poteva tenere là tranquilli, e questo vuol dire molto lucidità e grande gamba. Per tornare a Rigoberto, la cronometro è stato micidiale, l'ho visto subito, anche perché era difficile valutare, sinceramente una cronometro. Io non so, ragazzi, se voi, anche Marino, se negli anni avevate visto mai una cronometro così, salita e discesa. Andavano a 100 all'ora in discesa, Rigoberto Urán ha raggiunto i 100 km orari, veramente è stato spettacolare. Bellissima, una prova anche di coraggio secondo me di Rigoberto, perché è stato veramente forte. Chiediamolo a Marino Amadori un giudizio sulla cronometro del Giro di Svizzera. Beh, sicuramente ultimamente le cronometro, una volta le cronometro si intendevano dei piattoni, nel senso lineari, ma adesso veramente si vedono delle cronometro che c'è un po' di tutto. C'è salite, discese tecniche, poi con la padronanza che hanno anche con queste bici a cronometro, ruote lenticolari, velocità impressionanti, è cambiato molto
tecnicamente il discorso della cronometro, fanno veramente dei percorsi che sono forse anche ai limiti, perché dopo si parla tanto di sicurezza, perché specialmente con delle bici a cronometro a certe velocità diventa sempre molto più difficile, però c'è questa tendenza di fare dei percorsi molto molto tecnici e molto molto particolari, ecco. Marino, scusami, ma una cronometro così l'avevi mai vista? Cioè, lì era una salita di 9,5 km e poi la discesa, anche abbastanza tecnica, è velocissima. Io sinceramente non mi ricordo di aver mai visto una cronometro di questo tipo, cioè, come dici, no, te, sì, mosse, con anche discese anche impegnative, d'accordo, ma così io non l'avevo mai vista. Sì, sì, ma Riccardo, come tu hai detto, però ti ho detto, il mondo il percorso delle cronometro c'è, cioè, un'evoluzione continua, ne fanno di tutti i colori, vedrai che, come è successo, per me la riproporranno ancora, vedremo ancora delle cronometro similari. Peraltro io ricordo, non mi ricordo quanti anni fa, forse qualche stagione fa, vi ricordate la cronometro che si partiva dalla classifica generale, con tipo pole position? Quello è un esperimento, per l'amore di Dio, abbandonato. No, diciamo che a livello di chilometraggio c'è la tendenza di eliminare un po' di chilometri. No, però è vero quello che diceva Mario Amadori, in questi ultimi anni stanno cercando di inserire all'interno, cioè di rendere la cronometro un po' più particolare del particolare, se ne sono inventate tante, poi a volte qualcosa è riuscito, a volte qualcosa no, però effettivamente poi anche il tipo di fisico da cronoman per alcune cronometro neanche potrebbe andare bene sempre, non so se sei d'accordo. No, ma negli ultimi anni, come dicevo prima, i chilometraggi nelle grandi corse a tappe dei chilometri a cronometro, c'è la tendenza di accorciarle i chilometri di cronometro, però poi lo rendono ulteriormente complicati con percorsi differenti. Ai nostri tempi il cronometro erano completamente pianeggianti, era adatto al cronoman e basta. Invece in questo ciclismo moderno si dà spazi un po' a tutti, quindi con delle caratteristiche che noi non eravamo abituati. Insomma. Assolutamente. Oh, Moreno, mi spieghi com'era come direttore sportivo Riccardo? No, Riccardo, dire che uno di quelli, parlando di ambiente familiare, era quello che veramente ti faceva stare molto bene. Guarda, non so perché, ma immaginavo che questa era uno degli ingredienti principali. Riccardo conoscete benissimo, noi facciamo allenamenti anche duri, anche dopo tappe magari massacranti, la sera finiamo sempre a tavola con Riccardo che ci faceva cantante e karaoke, quindi conosciamo le sue doti di cantante e cabarettista, quindi oltre a questo lui sapeva giocare e scherzare, però mi ha risolto anche qualche problema tecnico che magari tanti meccanici non mi hanno risolto. Lui si ricorderà benissimo un problema di un anno, avevo un problema che in volata mi usciva sempre tacchette, scarpette, e lui in un attimo, in due posizioni, due esercizi, ha capito che avevo una posizione sbagliata in un tacchetto, mi ha spostato il tacchetto e risolto il problema in 5 minuti. Ero fissato io sui tacchetti. Era un artista dei tacchetti. Va bene. Oh, comunque adesso dobbiamo andare in pubblicità, però avete visto? Era partito con, lo vince il Tour de France, uno sloveno, uno della Ineos. Adesso già ci sono Uran e Lopez, magari alla fine arriviamo a 10. Pubblicità, torniamo tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali,
ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo per questa sera. Oh, non ci siamo dimenticati che nel weekend ci sono i campionati italiani, eh? Assolutamente no. Da domani partono le cronometri, sì, per arrivare a domenica. Per arrivare a domenica. Posso lanciarmi in un pronostico, un po' come quello che ha fatto Riccardo prima? Vince un italiano, credo, così a naso. Beh, più o meno. Ti fa male il caldo a te, non andare troppo in bicicletta perché, no, oggi sono andato bene, faceva caldo e si vede anche. Ho visto, sei un prezzolato, hai fatto pubblicità, Rabottini, sì. Sport. Ho la divisa, non è che... Quando mi costa sta non attreta, è, non è che l'ho fatto appositamente, non potevo uscire in pigiama. E quindi... Comunque io stasera, perché vi vedo un po' vi vedevo un po'...
un po' mosci, poi mi avete fatto entrare, ma vi spiego, io sono brillante, perché l'altro giorno, cioè siccome avete fatto un sacco di pubblicità alla tenuta Ulisse, quindi Ulisse, e praticamente sono andato a prendere un vino bianco Ulisse, ma sì, micidiale, ma veramente micidiale. Ci ho fatto il risotto ignorante stasera, un bel risottino col vino bianco Ulisse. Allora vi posso garantire, fantastico. Io non lo sapevo, non lo conoscevo, sono andato qui da insomma, un supermercato, l'ho trovato, ho detto, va? Ulisse, è lo sponsor. Riccardo, ma te non lo bevi mai, ci fai solo risotti? Eh? Cioè, te non lo bevi mai proprio così, cioè ci fai solo risotti? No, io lo bevo quando faccio i risotti. Ok, guarda, allora facciamo così, cerchiamo di organizzare, lo dico anche a Maurizio in regia, che magari ha il tempo qualche settimana di attrezzarsi, perché Maurizio, ti dico che quando Riccardo verrà da noi qui, noi facciamo trovare proprio il fornello e ci fa un risotto, così la sera prima di andare in onda, va bene, affare fatto? Risotto velo, faccio il risotto velo. Rosa servirà un po' di radicchio probabilmente per farlo venire. No, ma lo faccio diventare rosa con un, magari con un rosso o con un rosé. No, perché ho visto c'è anche il rosé della tenuta Ulisse, sì, quindi sì, farò, vedrai che verrà perfetto. Io ti ricordo sempre che sono le 21:52 e noi non avremmo cenato, quindi l'ho detto apposta, l'ho detto apposta. L'altra volta hai detto ho finito di mangiare adesso la pizza e questa sera il risotto, guarda che sono pugnalate queste. Vi ho visto, ragazzi, prendete delle buone abitudini, certo. Ora anche Luciano potrebbe smettere un quarto d'ora prima di lavorare lì, no. Smette un quarto d'ora prima, fa una leggera cenettina e te uguale, Jacopo, invece di andare in bicicletta a far pubblicità con la maglia della cioè, mangiate qualcosa, fate come me, vedi come sono brillante. Anche Marino è tornato dalla Tirrene, dall'Adriatica Ionica. Dall'Adriatica, sì, il vino va bene. L'Adriatica Ionica, guarda come sta bene, è lì bello, sì, tranquillo, ha mangiato, è rilassato. Cioè, tu dici che noi siamo troppo professionali sostanzialmente. Sì, perché Moreno vi insegna, capito? Lui si vede che è ancora vestito da dietro a ragazzi, perché lui prima di venire in trasmissione era dietro a ragazzini, è vero o no, sì, Moreno? Guarda, veramente oggi vengo in una bellissima giornata di mare con una squadra femminile. Hai capito? È stato al mare! Un pranzo sul trabocco. Al pranzo sul trabocco, altro che! Qui alla fine gli unici professionali siamo noi! Invece io, per concludere, Riccardo, non ho pranzato nemmeno a mezzogiorno, quindi figuriamoci un po' in che condizioni sono. Ma ti vedo sei in crisi di fame, lo vedo! Sì, cioè, ti vedo! Ritorniamo. Allora, guarda, svelo solo questo. E poi mi hanno detto: ma domenica vuoi venire a pedalare con noi? Ho detto: va bene, a che ora partite? Beh, insomma, verso le 7 di mattina, va bene. Quindi non lo so, è ancora molto molto dubbia la questione. Oh, allora, visto che ne abbiamo parlato, poi torniamo sui campionati italiani. Moreno, parliamo un po' della tua squadra. Certo. Visto che oggi dov'è che sei stato? Sei stato sul trabocco. Sì, oggi, un video in particolare. Sì, oggi è una bellissima giornata sulla nostra splendida Costa dei Trabocchi, che oramai avete imparato a conoscere in Abruzzo, perché vengono da tutta Italia, ma anche dall'estero, anche se non l'hanno ancora conclusa. E qui vediamo le immagini, ovviamente ho fatto un gemellaggio con una squadra femminile di Sulmona, e l'Hotel Meeting Santa Croce, una squadra prettamente femminile. Ci siamo incontrati e conosciuti un paio di mesi fa, perché erano interessati al mio progetto bambini, giovani, quindi abbiamo unito e fuso le due squadre e ci siamo incontrati oggi, abbiamo passato veramente una splendida giornata pedalando sulla Costa dei Trabocchi e dentro la riserva naturale della Lecce d'Attino di Sangro. Poi ovviamente la conclusione è stata su un trabocco con uno splendido pranzo. Quindi. Senti Moreno, questi sono tutti i progetti che poi in realtà, io devo dire la verità,
da quando hai iniziato veramente, sei stato, al di là del fatto che tu sei una persona veramente molto molto amabile e però molto molto pacata, però dal punto di vista dell'organizzazione, delle iniziative, è veramente un vulcano, cioè, si vedeva. Intanto arriva, guarda, un messaggio che probabilmente ti riguarda. Mattia, mio figlio, che mi aspetta a casa e oggi era con noi, quindi ha pedalato. Che salutiamo, ovviamente. Ciao Mattia. Sì. Ha legato molto con le ragazze del Santa Croce, anzi devo dire che si è anche fidanzato con la titolare dell'hotel. Ah, quindi, direttamente? È innamorato, sì, c'è una parentela in corso. Ma lo sa, la sa questa storia, lo sa, la titolare della band. Gli arrivano le lettere d'amore da Lanciano, quindi lo sa. Quindi quando figlio. Dovessero arrivare lettere d'amore, sa chi è il mittente. Arrivano da mio figlio. Ok, sì. Perfetto. Allora, a parte questa parentesi simpatica, devo dire che mi avete conosciuto qui, vabbè, a parte dalla mia storia ciclistica, ci siamo conosciuti qua, 4 anni fa con una scommessa di un'apertura di una scuola di ciclismo, e diciamo che un progetto si è veramente ampliato e in 4 anni è veramente esploso, e oltre alla scuola di ciclismo che durante tutto l'anno non si ferma mai, dove faccio lezioni ai bambini dai 5 ai 12 anni, ma partendo veramente dal togliere le rotelle a un'educazione stradale mirata soprattutto per l'educazione e la sicurezza dei bambini e dei futuri poi ciclisti che un giorno andranno su strada, quindi la mia mission è quella. Poi affiancato comunque alla scuola di ciclismo c'è il progetto agonistico che è partito in sordina con 3 allievi. E dopo 4 anni mi ritrovo con un gruppo di 22 ragazzi diviso tra esordienti, allievi e juniores. Diciamo che sono cresciuto tanto, quindi sono soddisfatto del mio lavoro. Marino, ma quando è importante queste scuole di base per il ciclismo poi? La federazione come guarda questi lavori fatti appunto in questo caso da Moreno Di Biase? Io penso che siano fondamentali perché se vogliamo che abbiamo degli atleti al vertice dobbiamo avere la base più larga è e più atleti avremo anche al vertice, quindi benvengono queste iniziative, benvengono, faccio i complimenti veramente a queste bellissime strutture perché sono la base di tutto. Ecco, però spesso e volentieri, intanto scrivono ancora Moreno, sei un gran maestro per i nostri figli, sei il top, però molto spesso, altra provocazione da parte mia, ma sono qui apposta, spesso si dice, queste sono iniziative, bisogna partire dalla base per movimenti che riguardino il ciclismo, il calcio, tanti tanti sport, però poi in realtà se non ci fossero i Moreno Di Biase della situazione, spesso e volentieri questi esperimenti sono molto molto a macchia di leopardo. Con me? Hai parlato con me? Sì. No, ma sicuramente io penso che in federazione ci sia sempre stato un occhio di riguardo e ci sarà ancora di più, perché come ti ho detto, quello che sto dicendo è un po' il discorso che si fa negli uffici dei federali anche a livello tecnico, perché abbiamo bisogno di questo e vedrai che anche la nuova struttura federale andrà su questa strada, su questo percorso, per far sì che tutto questo prenda più corpo e ci siano più di queste scuole, perché è importante per il futuro del nostro bellissimo sport. Che consiglio darebbe Marino Amadori a Moreno Di Biase, che ha già un percorso che vediamo nelle immagini e non solo, che però ovviamente ha, che consiglio darebbe soprattutto per quanto riguarda sia la scuola di ciclismo ma anche per il progetto agonistico, perché poi in realtà la filiera arriva tra poco anche ad alto livello, cioè lui ha esordienti, allievi, juniores, poi piano piano insomma quelli sono ragazzi che arriveranno alle categorie superiori. Queste immagini dicono tutto, guarda, vedo queste bellissime immagini, vedo questi bellissimi bimbi, ragazzini che giocano, che si divertono, e quindi penso che qui ci sia tutto l'essenza della,
di una scuola, perché deve essere un divertimento, un gioco, deve essere un ragazzi, si devono divertire, devono stare insieme, devono fare amicizia, devono fare vari tipi di... la bicicletta sì, ma la mountain bike, ho visto che c'era del fuoristrada, c'era della BMX, se è possibile. I ragazzi devono fare tutte quelle discipline in modo che possano divertirsi e possano appassionarsi a questo bellissimo sport. Luciano? No, io come sempre dico che e faccio i complimenti a Moreno, perché normalmente l'ex atleta, una volta che smette di correre e magari pur di rimanere nel ciclismo, fa il direttore sportivo in una squadra juniores, una squadra dilettantistica. Però secondo me l'iniziativa più giusta è questa, perché poi alla fine la grande esperienza dell'ex atleta fa sì che si possa lavorare benissimo, soprattutto a quest'età, perché il maestro è veramente importante a questa età, quello che impara ad andare in bicicletta, a girare intorno a un birillo. Quindi gli faccio veramente i complimenti, perché lui è partito proprio dalla base, dove la sua esperienza sicuramente è determinante. Quindi veramente noi con Moreno lo stiamo seguendo da alcune stagioni, stagione per stagione sta crescendo con questa scuola e soprattutto ha portato anche degli atleti che si stanno affermando anche nelle categorie junior poi. Quindi gli faccio veramente i complimenti e speriamo che questo suo entusiasmo possa durare soprattutto nel tempo. Qui ci vuole appunto gli organi federali che stiano vicino a queste scuole di ciclismo, perché come appunto ha detto Marino, il ciclismo è importante, ma bisogna avere la base. Negli ultimi anni la base si è un po' persa, quindi dobbiamo recuperare queste filosofie di ciclismo e cercare di poi nel corso degli anni portare al vertice qualche bella atleta, ecco. Assolutamente. Moreno, battuta, come te la cavi con i tacchetti te da maestro di ciclismo? Anche te sei fissato. Ma grazie a Riccardo, ho avuto una buona scuola. No, come diceva Marino, cioè, è importantissimo farli crescere, ma farli crescere ora. Il ciclismo professionismo moderno degli ultimi anni insegna che i campioni che vediamo vincere le gare più importanti sono corridori che vengono dalla multidisciplina, quindi in Italia la proiezione alla multidisciplina, ormai siamo proiettati anche noi già dalle scuole di ciclismo in questo campo. Io parto da dicembre con il ciclocross, inizio poi la stagione con mountain bike, strada, corriamo su pista, ci alleniamo su pista, quindi diciamo che pratichiamo tutte le discipline. Capisco che non è facile anche mandare avanti una scuola di ciclismo con tanti bambini, però... Posso chiederti com'è stato il periodo invece che speriamo che ci stiamo lasciando alle spalle, però è inevitabile chiederti poi com'è stata concretamente mandare avanti una scuola di ciclismo con tutte le limitazioni che ci sono state? Guarda, non è stato facile, infatti la scuola di ciclismo è quella che ha sofferto di più, perché per le limitazioni che abbiamo avuto siamo stati fermi abbastanza come tutti. Poi comunque siamo stati fortunati, perché siamo stati poi tra i primi sport a ripartire, perché comunque è uno sport fatto all'aria aperta, non di contatto, quindi siamo stati fermi solo in alcuni momenti. È stato difficile magari tenere 20-22 ragazzi che si sono approcciati al ciclismo negli ultimi tempi, perché come sa Luciano, come dice Luciano, ho tanti ragazzi che poi passando dalla scuola di ciclismo iniziano con me quasi tutti a fare agonismo, quindi ho tanti ragazzi carichi di gareggiare, quindi si erano allenati, preparati e poi siamo stati fermi, però lì sono stato bravo, perché collegamenti Skype, chiamate, pedalate di gruppo, quindi mi sono impegnato molto a tenerli attivi, quindi ho superato anche quel momento. Ci spieghi la scritta che hai sulla maglia, Bike Philosophy? Sì, Bike Philosophy è la mia filosofia del ciclismo, quindi faccio quello che più mi piace, lo faccio magari a modo mio, sbagliando oppure no,
però penso comunque di penso che sono su una buona strada, perché stavo dicendo prima che è difficile avere una squadra di ciclismo e fare multidisciplina su vari campi e in più settori, però sarà comunque il fatto che ho persone che mi stimano, quindi ho avuto la fortuna di avere accanto a me tanti sponsor che apprezzano il mio lavoro, tante famiglie, tante amministrazioni comunali, in primis quella di Fossa Cesia, che mi danno la possibilità di, mettendomi a disposizione alcune strutture, supportandomi, di andare avanti. Quindi certo. Diciamo che faccio tutto con la mia filosofia, quindi da qua è partito il mio nome. Posso fare una domanda? Sì, come no, Riccardo? No, volevo fare una domanda che mi incuriosisce, no? Perché quello che sta facendo Moreno è una cosa che ho sempre sostenuto, perché è un corridore professionista, insomma uno che ha fatto un percorso importante come ha fatto Moreno, come abbiamo fatto un po' tutti noi, secondo me ha delle qualità per poter poi, non tutti per carità, poi ci sono quelli bravi, quelli meno bravi, come tutte le cose, come in tutti i settori, però la curiosità che mi viene in mente, perché siccome io ho sempre sostenuto questa cosa, cioè perché io che ho fatto il corridore in bicicletta e normalmente chi arriva al professionismo ha un percorso di una ventina d'anni, quindi quando smette di correre in bicicletta, se gli va bene, magari mette un'attività come Luciano ha fatto in passato con il suo negozio, rimasto dentro all'ambiente in questa maniera. A chi magari non gli va bene come me, io il negozio l'avevo poi ho dovuto chiudere perché mio fratello non mi ha seguito, e mi sono dovuto reinventare e fare un lavoro, perché da direttore sportivo l'ho fatto per un po' e poi dopo ho dovuto smettere. E quindi ho sempre sostenuto un impegno per i giovani e per una certo, per un certo percorso, perché secondo me nel ciclismo in questo momento mancano le competenze, perché si vuole arrivare subito. Ci sono squadre, direttori sportivi che magari non hanno le conoscenze, le capacità di quello che può dare un Moreno Di Biase, e la mia curiosità, la mia domanda è questa: ma può essere un mestiere? Cioè, noi di solito al ciclismo abbiamo sempre preso, no? Cioè il corridore lo vai a prendere, gli dai la bicicletta, gli dai i pantaloncini, gli dai tutto senza che tiri fuori una lira. Sono più chiaro: se vai a fare basket devi pagare, se vai a fare calcio devi pagare, se vai a fare nuoto devi pagare, se dai eccetera eccetera eccetera. Il ciclismo di solito non è così. Allora, questa scuola ti fai pagare una retta sociale, un qualcosa mensile, perché possa diventare anche il tuo valore, quello che insegni, possa essere anche un valore retribuito, perché se no, cioè, che si fa? Si fa la beneficenza e basta? Questo volevo chiederti. Guarda, assolutamente sì. Io per fare questo lavoro, quando poi mi è cresciuta tanto la scuola di ciclismo, ho lasciato un lavoro, uno dei due lavori che facevo, perché ho smesso di fare il ciclista, ne ho fatti diversi di lavori, poi ho ritrovato la mia dimensione in questo ambiente. Non è quello che mi fa, solo quello che mi fa vivere, però che faccio comunque un altro lavoro, grazie a mia moglie, sono in commercio da quando ho smesso di fare il ciclista. Però sì, se una scuola di ciclismo è qualificata come la mia e dà dei servizi, assolutamente sì, i ragazzi pagano comunque una mensilità, perché è giusto che ci no, ma è Moreno, alla pari proprio, degli altri sport, perché è proprio quello che deve essere, perché sì, secondo un me un genitore cioè, non si pone il problema neanche di fare ciclismo gratuitamente, perché comunque sono una scuola di ciclismo.
come pagano anche la mensilità i ragazzi che, non mi vergogno a dirlo, i ragazzi che fanno agonismo, perché comunque io perdo del tempo con loro, do una professionalità ed è giusto che venga retribuita, anche perché se una cosa poi a volte può essere anche un contributo, diciamo un contributo volontario, un contributo non volontario ma un contributo minimo, però sì, fare un lavoro magari non retribuito, magari non è neanche apprezzato da parte dei genitori. No, ma deve essere così, deve essere così, Moreno, per quello che ti ho fatto questa domanda, perché cioè noi abbiamo delle potenzialità e proprio a livello anche umano e capacità, cioè delle capacità, delle conoscenze sul settore ciclismo proprio alla base, quello che ti diceva Luciano. Io ti apprezzo molto per questa cosa, perché sarebbe troppo facile andare a fare direttore sportivo in una squadra under oppure juniores, ti prendi anche un qualcosina di rimborso spese e ciao, arrivederci. Quello che fai deve essere retribuito, ma non deve essere una cosa come prima diceva, non mi ricordo se Jacopo o qualcun altro, a macchia di leopardo. Dovrebbe essere proprio una linea da seguire, come anche, e lo dirò al presidente Cordiano Dagnoni questa cosa, perché bisogna incentivare queste scuole, perché credo che sia importante. E chiudo, stamattina ho ricevuto una telefonata, mi ha fatto molto piacere, perché evidentemente anche la televisione serve anche a questo, perché ho ricevuto una telefonata dal professor Genovese, che è un coordinatore del provveditorato di studi di Massa, Carrara, Lucca e insomma la Versilia in questo caso, che coordina un po' i licei sportivi, e mi diceva che mi aveva sentito in una delle mie, insomma, insieme a Luca, che facciamo ogni tanto apriamo questi temi sui giovani, e mi ha invitato a settembre a parlare in una convention con Panatron di queste cose, perché si sta muovendo piano piano, si sta muovendo, perché la necessità è quella di dare anche un'educazione a livello culturale, a livello sportivo, anche e soprattutto nel ciclismo, perché è fondamentale per poi dopo mandarli avanti, perché lo abbiamo visto nelle altre nazioni come fanno, e quindi anche noi piano piano ci arriveremo. E soprattutto, Riccardo, probabilmente avevamo sbagliato negli anni 80-90, perché noi del ciclismo in quegli anni là, forti anche di sponsorizzazioni, di situazioni, c'era un mercato diverso, le squadre davano le biciclette, i caschi, le scarpe, cioè io quando dicevo che si stava sbagliando, qualche genitore purtroppo ti criticava. E effettivamente in quegli anni là si è dato troppo al ciclismo, agli atleti, abbiamo fatto correre dei corridori, gli abbiamo dato di tutto e di più, e poi quando le sponsorizzazioni sono venute a mancare, ma non solo nel ciclismo ma in generale in tutti gli sport, noi del ciclismo siamo andati in difficoltà. Oggi bisogna ripartire, con delle situazioni interessanti come quelle di Moreno. Effettivamente, se il ragazzo vuole andare a fare basket deve pagare, se vuole andare a fare piscina deve pagare, se vuole fare ciclismo un po' deve contribuire. No, io dopo voglio sentire il parere di Marino Amadori su questo discorso molto molto interessante. Cioè tu dici a un certo punto si è avuto troppo. No, abbiamo dato troppo in quegli anni là, negli anni 80-90, perché anch'io per 10-15 anni ho avuto una squadra di esordienti, allievi, juniores, e obiettivamente in quegli anni là andare da uno sponsor e proporre ciclismo ti aprivano le porte, perché obiettivamente c'era un'economia diversa, le aziende erano in ottima salute, quindi anch'io, come facevano tutti, davo biciclette, davo i caschi, i rimborsi spese, le ammiragli, i bolli, le assicurazioni.
cioè c'erano dei calzini, i calzini le davi, i calzini, tutto, davamo calzini, tutto, guantini, per non parlare voi toscani che davate anche gli stipendi ai corridori, quindi cioè voi stavate benissimo, voi stavate ancora meglio di noi. Però, diciamo che forse quelli sono stati gli anni peggiori, perché abbiamo dato una cattiva educazione. Voglio sentire Marino Amadori su questo tema, su come lo hai presentato te, Luciano. Ma io penso che la professionalità vada contribuita, nel senso vada pagata, perché come la scuola di Moreno, penso che giustamente se lui dà un servizio molto professionale, dà un insieme di servizi a questi ragazzini, ai genitori stessi apprezzino quello che lui fa e la professionalità. Quindi io sono il primo a dirlo che fare del volontariato ad alti livelli diventa difficile, quindi è importante che ci siano delle figure professionali, è giusto che ci sia anche un contributo dei ragazzini e dei genitori per quelle scuole fatte in un certo modo ad alti livelli, ecco. Ma è come diceva Riccardo, prova ad interpretare, è possibile dare a questo ruolo una cornice, non dico giuridica, mi sembra un po' troppo, e non penso che volessi intendere questo, Riccardo, però diciamo una connotazione più definita, quasi a livello proprio di lavoro, ecco. Non so se intendevi questo, Riccardo. Sì, sì, no, intendevo proprio questo. Io è una vita che lo dico, cioè fare... Fai il salumiere oppure il maestro di ciclismo. Ma è l'unico, cioè è l'unico sport, il ciclismo, ragazzi, noi si sta parlando di un ciclismo, a noi ci piace perché è la nostra passione, però il ciclismo è veramente, perché è la nostra passione? Perché ti appassiona il ciclismo, è una cosa, è socialità, è tante cose. Tante cose. Io se non avevo fatto il corridore ero un coglione di prima categoria e stavo lì a Montecatini magari, cioè, no, è la verità. Io al ciclismo, ma io credo tutti, certo, cioè, abbiamo girato il mondo, siamo andati in giro per il mondo, abbiamo visto il mondo e grazie al ciclismo, cioè, è vero, siamo arrivati al professionismo, ce l'ha permesso, però il ciclismo è una cosa meravigliosa. Poi chiaramente ci vuole sempre anche un certo tipo di qualità, ma quello lo scopri solo negli anni, lo scoprirai, e con maestri giusti. E io ho sempre detto, allora, te fai il tennista ad alto livello, dopo diventi maestro di tennis, fai lo sciatore ad alto livello e dopo fai lo sciatore maestro di sci, fai il giocatore ad alto livello e dopo, anche se vai a fare l'allenatore alla primavera e sei allenatore e fai l'allenatore, qualsiasi altro sport, la scherma, cioè diventa maestro di scherma, qualsiasi sport, l'unico sport che è il ciclismo, che uno si deve inventare, cioè deve avere tre lavori per fare il direttore sportivo, quando ha le possibilità di poterlo fare. Io non ti dico mica, cioè se io devo andare a fare il magazziniere, perché purtroppo, il magazziniere con tutto rispetto, o il magazziniere, o qualsiasi tipo di lavoro, ma perché è difficile trovare 1200, 1300, 1500 euro a uno che insegna il mestiere ai ragazzi? Io credo che questo dovrebbe essere la priorità. Allora io a un certo punto scelgo, dico, mi piace fare ciclismo, mi piace fare l'insegnante, ho le doti, le qualità per farlo, almeno ho un lavoro, certo. Ma perché devo vedere gente che magari buttata là, cioè, anche Marino aveva il negozio di biciclette una volta, cioè noi siamo stati costretti a, dopo una carriera, cioè Marino Amadori, ragazzi, in questo periodo qui lui si chiamava Marino Amotori perché andava, cioè non lo so come andava, lui aveva una serietà, lui finito il Giro d'Italia continuava a essere ligio sul suo lavoro, a differenza mia, anche Luciano, questo. Io andavo al mare e lui invece si allenava, poi andava a mondiali, ma perché andava forte, non è mica che andasse più forte di me, e anch'io andavo, però io avevo una testa un po' bacata,
cioè avevo lui invece era una persona seria, un ragazzo che, cioè, questo andava come veramente come treni. Ha smesso di correre in bicicletta e che ha fatto? Ha dovuto aprire un negozio. Ora dimmi te se esiste questo che io dico, cioè secondo me quello che fa Moreno Di Biase è no, cioè, da fargli complimenti, ma da divulgarlo continuamente, da metterlo nella condizione di fare come esempio lui ad altri che come lui hanno fatto un percorso. Questo è quello che mi dico. Poi è chiaro, ci vogliono le competenze, ci vuole la capacità, ci vuole tutte le cose, ma poi a un certo punto uno sceglie, no? Ma io, a me la scuola di Moreno Di Biase non mi piace, mi piace quella di Rabottini, e va da Rabottini. Però che diventi un qualcosa di solido, questo è, non tanto giuridico, perché giuridico no, però no, di solito devo dare una connotazione dal punto di vista proprio concreto, cioè che esista proprio come figura, ecco, il riconoscimento della figura probabilmente. No, però diciamo che la federazione comunque che ha creato, sta lavorando, ha fatto comunque dei percorsi, ha formato diversi maestri di ciclismo, ha etichettato le scuole di ciclismo. E quindi non sono l'unica, ce ne sono diverse anche in Abruzzo. Poi è chiaro che non tutti hanno il tempo di riuscire a lavorare in un certo modo, perché fanno un altro lavoro, Moreno, cioè quello è il problema. Sì, assolutamente. Cioè, assolutamente, vorrei che questa cosa qui che stai facendo te, il mio messaggio, cioè, è questo, vorrei che diventasse un lavoro. Un lavoro, no, cioè io dico, io mi dedico ai ragazzi, cioè c'è il professore, il maestro, il cioè, qualsiasi, cioè uno lo fa per mestiere, lo fa, ma è una vocazione, cioè non è che è una roba, cioè non devi mica fare miliardi, però perlomeno se deve andare a lavorare da una parte è meglio che tu la lavori in un posto dove hai passione, hai competenza e fai e crei anche un qualcosa di bello. Questo peraltro ci scrivono che va ulteriore merito di Moreno, che insegna anche educazione stradale, che non è scontato affatto, ma sappiamo che al giorno d'oggi è ancora più importante. Però io mi devo fermare per l'ultima volta stasera, promesso, ci vediamo tra poco. ...25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike, rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH, abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Zero.
Bikeware. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Parte di Velo, ultimi minuti insieme per questa sera, 17 per la precisione, perché abbiamo fatto un brainstorming rapidissimo con Maurizio, mi ha detto hai 17 minuti, in 17 minuti Luciano, torniamo adesso sui campionati italiani che si corrono di fatto a Imola, che è diventata praticamente, sta diventando la capitale del ciclismo dopo il mondiale, adesso anche i campionati italiani, che ti aspetti? Beh, un percorso interessantissimo, anche perché diciamo che hanno copiato un po' il percorso del mondiale di Imola dello scorso anno, quindi un percorso esigente, ma soprattutto ci sarà un grande caldo. Come favorito io darei Amadori, perché con il grande caldo Marino andava veramente andava veramente forte, e domenica ci sarà forte. Comunque io penso che il grande favorito della prova di domenica sarà Ulisse, che ha le caratteristiche adattissime per aggiudicarsi questo titolo tricolore. Anche in quindi Ulisse si beve il vino con Ulisse. Sì, sì, si beverà anche il vino. Ulisse. Pensava al vino. Poi ci potrebbe essere Becchiol, Riccardo. Aiutami tu. Fortunato, Moscon. Chi vedi come grande favorito a questa prova? Ma io credo che siano diversi essere. Io prima parlavo fuori onda con Marino, ho detto da vederlo pedalare come pedala, se è una giornata così potrebbe essere anche Ulisse. L'unico problema è che il chilometraggio è abbastanza esigente. Allora credo che ci sia che venga fuori un corridore di fondo. Ora è un po' che non un po' che non lo vedo, però a me piace tanto Moscon su un percorso del genere, che potrebbe fare un'infilzata. Bettiol anche, se non ha fatto il bischero, se non ha fatto, cioè se ha fatto Amadori del dopo, se ha fatto l'Amadori dal Giro d'Italia in poi, Sobrero, se ha fatto Amadori dopo il Giro d'Italia potrebbe vincere anche Bettiol, però temo che non l'abbia fatto. Non ha, lo so. Ha fatto, chi ha fatto? Il Magrini? Penso di sì. E Sobrero, Riccardo? Sobrero anche lui sta bene, ho visto, però credo che sia un mondiale, sì, un italiano
un campionato italiano molto aperto e sarà anche divertente, ma la cosa maggiore, siccome poi saranno quattro giri, sai, quando arrivi a fare un circuito abbastanza, cioè, duro, anche se il mondiale era molto più duro, però quando vedi che passi la prima, la seconda, la cioè quando arrivi alla terza e cominciano a rimanere in pochi, perché poi, sai, i box sono come gli alberi della Roubaix, quando arrivavi alla foresta di Arenberg, no? Si mettevano lì e cominciavano a fare vieni qua, vieni qua, e allora te deviavi e parcheggiavi la bici e ti sedevi. Quando eri lì che eri sempre lì che ballettavi, e poi arrivavi a Arenberg e gli alberi venivano lì e ti facevano capito? E così ci sarà Febo, perché Febo domenica farà la pa- ecco, ma Marino, mi sembra che una volta la Placci l'aveva vinta con caldo, sì, così sì l'ho vinto. Era caldo così, sì mi gioco col Brelli in ogni modo io, bravo, potrebbe. Ma anche con questo caldo? Ma ultimamente ho visto farle delle bellissime prestazioni, Ma col caldo così? Ma io penso che possa andare bene. Perché lui è stato a Livigno, è andato in altura, si è preparato con la famiglia, il cane e tutti e i bambini, e potrebbe essere il nome a sorpresa. Bravo Marino, questo è vero, però è un pronostico molto aperto. Sono Nicole Brady, sì. Quindi a proposito di adesso torniamo un po' sul ciclismo giovanile, percorso troppo e molto duro, ci vanno i velocisti? Ci chiedono. Sì, ci partono. L'ha detto ora. Partono, giustamente dice Moreno. Partono. Ci vanno, sì, partono. Partono e poi si fanno prendere dagli alberi. Dai box. No, dai box. Torniamo un po' sul ciclismo giovanile, perché rispetto al tuo progetto molto molto bello, Moreno, volevo chiedere a Marino Amadori, ma quindi uno come Ayuso si costruisce, ci no. si può arrivare, oppure poi quello è talento e inevitabilmente se non sei Ayuso non ci arrivi mai? Io penso che ci sono dei talenti che nascono, sono delle stelle. Ayuso è una stella, è un atleta, un ragazzo, un altro fenomeno, si può dire. Abbiamo avuto Evenepoel, adesso abbiamo Ayuso che più o meno sta facendo lo stesso percorso, anzi questo qui il primo anno ha fatto la categoria Under 23, ha dimostrato veramente in questi primi mesi. Ma non solo nella categoria, perché tutti parlano del Giro d'Italia, del Belvedere, la gara internazionale che ha vinto, ma lui ha fatto la coppia Bartoli, che c'era un ottimo livello, e fece quinto o sesto nella tappa di San Marino e quinto la tappa qui di Forlì, che era una tappa abbastanza selettiva. Ed era già, c'era già un livello ottimo di professionisti, quindi è un ragazzo molto molto preparato e molto forte. Però io credo che si nasce. Invece corridori buoni su cui lavorare e costruire in Italia ne abbiamo, però sicuramente, che dire, ci manca la stella, ci manca questa stella che nascono, che vanno subito fortissimo, che noi abbiamo difficoltà su questo. Però non dobbiamo dimenticare che abbiamo costruito un atleta come Ganna, sì, che è il campione del mondo della cronometro. Marino, tu hai seguito molto da vicino il Giro d'Italia Under 23, però abbiamo visto molti, ma molti corridori stranieri alla ribalta. Secondo te c'è qualche italiano che ti ha impressionato? E com'è lo stato di salute del movimento ciclista italiano? Anche perché tu sei responsabile tecnico della nazionale Under 23, quindi tu vivi da vicino tutte queste dinamiche del ciclismo giovanile. Beh, io posso solo dire che il nostro ciclismo sta crescendo, la categoria Under 23 nel complesso, anche come atleti, come società, come squadre,
ma anche dall'approccio di una gara importante come il Giro d'Italia, perché non dobbiamo dimenticare che c'era la bellezza di squadre straniere di prima fascia, squadre satellite delle squadre World Tour, quindi corridori veramente molto molto forti, però abbiamo vinto 4 tappe, sì. Ma l'atteggiamento stesso dei corridori, delle squadre, aggressivi nelle tappe intermedie, con sempre andando in fuga, riproponendosi con azioni su azioni e vincendo anche 4 tappe. Quindi per me, in confronto agli anni passati, già è stato un cambiamento di mentalità proprio nell'approcciare questa gara ad alti livelli. E per quanto riguarda la classifica, sicuramente sono mancati alcuni nomi, perché quelli che si facevano certi nomi di prima fascia purtroppo non hanno avuto dei grossi, non hanno rispettato quello che potevano fare, ma possiamo dire che abbiamo avuto un Verre Alessandro che era compagno di Ayuso, che ha dovuto anche lavorare, ha fatto un bellissimo 6° posto, un ragazzino del secondo anno, quindi è un ragazzino che ha dimostrato in salita veramente di andare molto molto forte, e posso dire tranquillamente che è un ragazzino che, per quanto mi riguarda come nazionale, lo porteremo al Tour dell'Avenir, perché veramente merita, vogliamo vedere in un contesto della nazionale dove possiamo porsi a livello internazionale. Poi dopo abbiamo avuto dei ragazzini del primo anno, bravi, perché Biganzoli ha fatto 10° in classifica un 2002, abbiamo avuto Milesi, un ragazzino che anche lui le ultime tappe è andato molto forte, e Garofoli che veramente ha fatto un bellissimo giro, anche se ha dovuto tirare sempre per il suo capitano, che ha fatto 3° in squadra con la DSM, ha dovuto tirare il lavoro principale invece di fare la colpa, che l'ha fatto questa squadra, si può dire, e lui ha dovuto tirare moltissimo, però un ragazzo sempre del primo anno ha dimostrato veramente di andare molto forte. Quindi io penso che ci sia un bel gruppo di atleti under 23 molto interessanti su cui lavorare, e sono convinto che qualcosa di importante a livello professionistico questi ragazzi faranno. Sì. Peraltro, giustamente prima Marina Amadori ha detto delle 4 vittorie, ecco, altri nomi: Cantoni, Bonelli, Bonaccini, Ciuccarelli, ma anche Michael Belleri, Edoardo Ferri, ecco, questi a questi ragazzi quanto tempo oggettivamente va dato per capirne le reali potenzialità? No, ma il discorso che si faceva prima, questi ragazzi non sono come dire, delle stelle come Ayuso o come Evenepoel, sono dei ragazzi che hanno una buona base, hanno un ottimo potenziale, devono avere solo pazienza e fiducia di chi le avrà a mano nel prossimo futuro, di farli crescere, maturare, e lavorando con degli obiettivi ben importanti in prospettiva futura. Il potenziale c'è. Dopo sta nell'ambiente, il discorso che si faceva prima di Fortunato, che per capirci, sta nell'ambiente, trovare le persone giuste, però sono convinto, sono ragazzi che hanno già dimostrato che a livello internazionale sono competitivi alla loro pari età, quindi in prospettiva futura ci può aspettare qualcosa di importante. Posso chiedere, e poi ovviamente vi faccio rispondere anche al messaggio che è arrivato da casa Riccardo e Luciano su Giulio Ciccone, se potrebbe essere uno di quelli che domenica al campionato italiano può dire la sua. Però prima volevo togliermi una curiosità con Marino Amadori, da commissario tecnico, a questi ragazzi consiglierebbe magari andare in una squadra come ha fatto Fortunato, la Eolo Cometa, oppure magari di provare subito a fare un salto in una World Tour, con, si dice sempre, magari hai il grande campione vicino, impari più in fretta, non lo so. Oppure magari togliersi qualche pressione con una squadra magari meno competitiva? Beh, il discorso che ti facevo prima, ci vogliono delle persone a fianco di questi ragazzi che li consigliano bene, che gli stiano vicini nei momenti di difficoltà, che sicuramente troveranno, perché è normale nel passaggio di categoria, e abbiano la pazienza di aspettarli, di farli crescere e di farli maturare per il loro futuro. Nel passaggio io sono convinto che vada fatto tutto proporzionato alla loro crescita. Sicuramente una buona professional per certi atleti andrebbe molto meglio che di una squadra World Tour, però questo purtroppo
non è una cosa matematica, ci sono certi atleti di un certo livello che passano in squadre World Tour e lì dopo è ancora più difficile emergere, perché sai benissimo le squadre World Tour o fai il risultato oppure ti mettono là a fare un certo tipo di lavoro, ti mettono a tirare, ecco. Questo è un po' il discorso, il succo della questione, ecco. Certo. Riccardo, Luciano, ci hanno chiesto di Giulio al campionato italiano. Ma Giulio l'ho seguito nell'ultima settimana, la sua condizione non è eccezionale, però il percorso gli si addice come caratteristiche tecniche. Vedremo, anche se so che in proiezione c'è appunto la Vuelta e quindi si sta preparando bene, benissimo per questa Vuelta. Sarebbe un percorso che gli si addice. Però domenica vincerà un corridore che abbia anche una grandissima condizione addosso, quindi in questo momento corridori che vanno un attimo meglio di Giulio ce ne sono, e Ulissi ritengo che sia il mio favorito per domenica prossima. Riccardo, su Giulio? La penso come Luciano, in tutto, anche sul favorito, quindi... Ha detto tutto bene lui. No, volevo soltanto chiedere a Marino cosa ne pensa del mio, cioè questo lo sto aspettando da diverso tempo, su questo corridore pesce persico. Ah, pesce persico. No, perché il persico è un bel corridorino, mi sa. No, è un ragazzino. Ha fatto secondo alla prima tappa dietro Elia, è un secondo anno, 2001. No, un ragazzino molto molto interessante, è un ragazzino che ha delle caratteristiche, ancora non si capisce bene, ma è veloce, quello sicuro, ma sono convinto che possa tenere bene anche negli strappi, però è un secondo anno, ha grossi margini di miglioramento. Beh, io spero a breve di poterlo portare anche in nazionale, che lo voglio proporre a livello internazionale su certi tipi di percorsi, per vedere veramente, per fargli fare quelle esperienze per la sua crescita, ecco. Bravo, pensa Jacopo, sì. Tonno Palomar, allora. E poi pesce persico. Cioè io vado avanti, capito? Allora mi hai tolto le parole di bocca. Lo sai perché? Cioè tu mi fai un assist adesso, non immaginavo che arrivassi a pesce persico, devo dire la verità. Però ti faccio vedere una cosa, poi Maurizio te la manda, perché ti abbiamo trovato il lavoro da fare quando verrai qui. Guarda, la difficoltà è 2, questo... 5 minuti di preparazione. Risotto al vino, ci vuole, esatto, di molto. 5 minuti di preparazione e difficoltà 2, adesso ecco, questi sono gli ingredienti, poi vediamo quanti siamo. Magari Moreno viene, se volete invitare qualcuno, cucina Riccardo, poi ci dai la data, noi la pubblichiamo, c'è anche la presentazione, il colore assomiglia un po' al rosa della nostra trasmissione, appena mandiamo la sigla Maurizio ti manda il link e tu, mi raccomando, senza che noi ti diciamo nulla. Non importa che mi manda il link, lo faccio non così fai. Da me. Vabbè, faccio... la difficoltà 2. Faccio da me, quello lì è il riscaldamento. Io sono abituato a risi molto più, diciamo così, articolati. Capito? Ok, va bene. Grazie Riccardo. Ci vediamo giovedì. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao Marino, ciao Moreno, ciao Luciano, ciao Jacopo, ciao Maurizio, ciao a tutto il mondo. Ciao, grazie a Marino Amadori, grazie per essere stato con noi. Buonasera a tutti. Grazie a Moreno Di Biase, grazie Moreno per essere stato con noi. Grazie a voi, saluto tutti e grazie a Marino e Riccardo per le belle parole. Grazie per essere stato con noi, grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti e ringraziamo il commissario tecnico Marino Amadori. Buon lavoro Marino. Grazie a Maurizio Daquin, regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo giovedì prossimo, 21, canale 14, Digitale Terrestre. Buonanotte.